Tanto entusiasmo, tanto interesse per la presentazione del programma della coalizione di centrodestra, Luca Serfilippi, sindaco. Luca, hai cominciato toccando tanti argomenti, però quello della sicurezza è stato il tema principale, il tema prioritario. Come intendi articolarlo? C'è stata un'ovazione, tantissime persone, non ci aspettavamo così tanta gente alla presentazione del programma della coalizione per Fano. Un programma ricco, dettagliato, che verrà pubblicato il 10 maggio sul mio sito lucaserfilippi.it. La sicurezza è una delle priorità, ci sono anche altri pilastri del nostro programma, ma sulla sicurezza economica, ambientale, ma soprattutto la sicurezza pubblica, noi non possiamo più avere paura di camminare in città o nelle nostre periferie, nei nostri quartieri. Quindi aumenteremo le assunzioni per la polizia locale, farò un'ordinanza del sindaco contro il vetro in giro per la città, non possiamo più essere ostaggio di queste gang, quindi le persone devono poter passeggiare in sicurezza. Serve un tavolo vero di coordinamento con le altre forze di polizia che fanno un grandissimo lavoro tutti insieme, ma un sindaco non può negare che c'è un problema di sicurezza in città. Hai parlato di un più stretto raccordo con i cittadini, impegnandoti a realizzare i consigli di quartiere. Li vogliamo realizzare nei primi 100 giorni perché abbiamo bisogno di tornare a far partecipare attivamente le persone. I cittadini sono spesso delusi dalla politica e attraverso i consigli di quartiere puntiamo a coinvolgere associazioni culturali, sportive, sociali, cittadini, parrocchie, tutti quei gruppi anche sportivi che sono vitali nei quartieri. E questo serve per il comune, per poter dialogare con i cittadini meglio, ma anche per poter segnalare da parte dei cittadini problematiche quotidiane che spesso non trovano risposta da parte dell'amministrazione comunale. E dentro i primi 100 giorni anche un nuovo piano del traffico? Sì, i primi 100 giorni daremo la consulenza per un piano del traffico. Io penso che sia ora passata di poter vivere in città meglio e per farlo abbiamo bisogno di piste ciclopedonali protette, sicuri, che collegano tutti i quartieri della nostra città con il centro cittadino e con il lungomare. Oggi abbiamo delle ciclabili di strisce gialle e rosse sicuramente non sicure e quindi su questo ci sarà un impegno vero, forte da parte della mia amministrazione. Noi siamo per sistemare i parchi pubblici attuali perché purtroppo tanti versano in uno stato di degrado. Pensate che in centro storico non c'è nemmeno un parco dove poter far giocare i nostri bambini. E però dove ci sono spazi per poter realizzare dei parcheggi come l'ex Agip piuttosto che ad esempio l'anfiteatro Rastatt, lì abbiamo 80 posti in meno. Quindi c'è un impegno vero di creare almeno un multipiano, un parcheggio multipiano a ridosso del centro storico e della zona mare, condiviso con tutti i cittadini. Un impegno per la nuova pista all'aeroporto di Fano. Sì, noi abbiamo tante ex aree, ma tante infrastrutture come l'aeroporto e il porto che versano purtroppo in uno stato, il porto in uno stato di abbandono con un fallimento in corso, ma l'aeroporto necessita della pista dell'aeroporto per poter sviluppare economia e turismo nella nostra città. È un impegno che ci siamo presi, che ci prendiamo e che realizzeremo se vinceremo le elezioni. In ultimo, Luca Serfilippi, una città più bella? Sì, una città più bella dove cultura, turismo ed eventi possono veramente risplendere e creando e utilizzando tutte le cose belle che abbiamo nella nostra città ma che devono essere coniugate e messe in rete. Noi vogliamo eventi tutta l'estate di qualità che vengono programmati per tempo, promossi a livello nazionale e internazionale. Ecco, questo è quello che ci proponiamo e mi auguro di poter convincere e unire più persone a noi perché se vogliamo veramente cambiare questa città, l'unico cambiamento vero siamo noi.